Ne è passato di tempo dal 2002, quando Microhits pubblicò Siberia, accolto dal pubblico come un salvatore della patria in un momento di crisi dell'avventura. Il secondo gioco dell'artista belga Benoît Sokal raccolse l'entusiasmo di giocatori e critici, raggiungendo picchi di vendita che non venivano toccati da tempo. Dopo tale risultato, lo sviluppo di un seguito era scontato, ed infatti due anni dopo arrivò sul mercato Siberia 2, che però riuscì solo in parte a replicare il successo del capostipite. In seguito, la crisi di Microids spinse Sokal a creare la propria etichetta, la White Birds, che però ebbe vita breve. Le strade di Sokal e Kate Walker si incrociarono ancora nel 2009, quando la rediviva Microids annunciò per la prima volta lo sviluppo di un terzo capitolo. Ma lo sviluppo vero e proprio non partì mai a causa di mancanze di fondi. Ma la telenovela non è finita, balziamo adesso al 2012. Quando Hanuman, la nuova proprietaria di Microids, annuncia l'intenzione di proseguire la serie in collaborazione con Sokal. Uno sviluppo travagliato, quello di Siberia 3, giunto sugli scaffali soltanto nell'aprile 2017, su PC e console. Partiamo con il dire che Siberia 3 è giocabile anche senza conoscere i precedenti, anche se così facendo verrà meno quel minimo di background della protagonista Kate. Ricordate? Avevamo lasciato l'ormai ex avvocato americano sull'isola di Siberia, nell'atto di dare l'ultimo saluto ad Hans Vorarlberg, e la ritroviamo in una clinica di un ignoto paese dell'ex blocco sovietico, dopo essere stata tratta in salvo dagli Yukol. La tribù nomade si trova nel mezzo della grande migrazione degli struzzi, enormi pennuti pelosi con cui gli Yukol vivono in simbiosi e che periodicamente attraversano il paese senza badare a confini politici, per deporre le uova. Questa antica tradizione non è però ben vista dalle nuove autorità, che preferirebbero una vita stanziale per la tribù. A questo si unisce l'ostilità dei cittadini verso gli Yukol, che, complice la crisi economica, vengono visti come facile capro espiatorio per i problemi del paese. Ma per fortuna c'è Kate ad aiutarli. Il tema del viaggio, tanto caro a Sokal, viene quindi questa volta incarnato nella sacra migrazione degli Yukol, che però non ha la stessa carica emotiva della ricerca di Hans Vorarlberg del primo episodio o dell'isola di Siberia nel secondo. Questo anche a causa di una caratterizzazione dei personaggi che espone il fianco a varie critiche, a partire dalla protagonista. Da sempre più uno strumento che un personaggio completo, Kate manca in questo terzo capitolo di una minima evoluzione. Le sue stesse motivazioni per accompagnare gli Yukol sono deboli, un mero pretesto per innescare il viaggio. La stessa debolezza la ritroviamo anche negli antagonisti, altrettanto deboli nelle loro motivazioni e talvolta involontariamente comici. Non riescono mai ad essere percepiti come una vera minaccia. E la figura del detective, non si riesce bene a capire quale ruolo abbia. Parliamo poi degli Yukol? Simpatici e protagonisti di molte scenette comiche, ma il loro ruolo sembra essere perennemente quello della palla al piede. Viene da chiedersi come abbiano potuto portare a termine le precedenti migrazioni senza Kate Walker. Anche la parte relativa alla loro difficoltà di adattarsi ai nuovi tempi e al razzismo di cui sono soggetti viene accennata ma poi lasciata morire. Tanti temi messi insieme ma nessuno approfondito, e la sensazione che molto sia stato tagliato è sempre presente. Ci pensa qualche buon comprimario a mettere una pezza, ma si sarebbe potuto fare di più, ed anche la storia vive perennemente di alti e bassi, con cali di ritmo talvolta soporiferi. Nota finale di demerito per il finale, un frettoloso cliffhanger, come il primo, dirà qualcuno. E invece no. Il finale del primo Siberia era aperto e chiuso allo stesso tempo. Kate, resasi conto di non avere niente a trattenerla, decide di partire insieme ad Hans verso una destinazione che potrebbe anche non esistere. Un bel finale, che avrebbe potuto anche fare a meno di un seguito. Siberia 3 invece lascia tutto in sospeso e lo fa in modo frettoloso e per nulla soddisfacente. Siberia 3 è stato sviluppato chiaramente con un occhio di riguardo verso il pubblico console, senza però tradire le sue origini,
Vero, non c'è più il punto e clicca, questa volta controlliamo Kate direttamente, ma l'anima del gioco è quella dell'avventura grafica, senza alcun elemento action. Largo quindi a dialoghi, utilizzo di oggetti e puzzle. La qualità media è buona, anche se spesso ci ritroviamo intrappolati nel solito meccanismo da fattorini, impegnati a fare avanti e indietro a portare a termine commissioni per gli altri personaggi. Una migliore integrazione sarebbe stata gradita, anche se va detto che questa è una delle caratteristiche dello stile Socal, che lo ha fatto amare da alcuni e odiare da altri. La difficoltà è medio-bassa e solo nelle battute finali ci ritroveremo di fronte ad un paio di puzzle più impegnativi, anche se basterà veramente la dose minima di pazienza per portare a casa il risultato. Piacevole il fatto che alcuni problemi e conversazioni possano essere risolti utilizzando approcci differenti. Passando ad interfaccia e controlli, stendiamo un velo pietoso, è meglio. L'accoppiata mouse e tastiera rende il gioco quasi ingiocabile, un controller è quindi non solo consigliato, ma obbligatorio. Problematica la rivelazione degli hotspot, che verranno rilevati solo se Kate si troverà alla giusta distanza ed inclinazione dall'oggetto, con il rischio concreto di perdersi un oggetto utile. Saremo quindi costretti a perlustrare gli scenari centimetro per centimetro, in una versione 3D dell'odiato pixel hunting, il tutto reso ancora più scomodo dai numerosi bug, molti ancora irrisolti, che affliggono il gioco. Scomodo anche l'inventario, che per fortuna non sarà mai troppo pieno. Buona la longevità, tra le 12 e le 15 ore. Graficamente, Siberia 3 risente di uno sviluppo travagliato e di un budget non all'altezza delle ambizioni. Il tocco di Socal riesce però a sopperire a molti dei limiti tecnici. L'occhio clinico non faticherà a trovare texture in bassa risoluzione, glitch grafici e modelli dei personaggi minori riciclati, ma niente di tragico. Purtroppo, nonostante il gioco non offra chissà cosa, è estremamente pesante e soffre di prestazioni problematiche sia su console che su PC, anche su sistemi che superano ampiamente i requisiti. Su PC è stato accusato il DRM de novo. Personalmente, a causa di esperimenti passati, sono scettico, ma non ho prove certe che confermino o smentiscano tali affermazioni, e nella rete si possono trovare sia test che smentiscono, sia test che confermino le responsabilità di de novo. Rimane il fatto che il codice del gioco è palesemente male ottimizzato. E non è neppure giusto incolpare, come fanno altri, il motore Unity. Molti sviluppatori hanno infatti dimostrato cosa si può fare con esso. Italiani, mettetevi l'anima in pace! Siberia 3 è solo sottotitolato e la qualità della traduzione non è il massimo. Se si può sorvolare su alcuni banali errori ortografici, ben più grave è l'occasionale uso creativo dei tempi verbali, di cui è protagonista assoluto l'amato congiuntivo. Non mancano purtroppo neppure casi di traduzioni completamente sballate che stravolgono il senso di alcune frasi. La qualità del doppiaggio inglese è comunque discreta. Peccato per i problemi di sync dovuto al fatto che la lingua originale questa volta è il francese. Ottime invece le musiche, con alcuni brani oggettivamente belli. Se si riesce a passar sopra i bug ed una realizzazione tecnica zoppicante, Siberia 3 si rivela un gioco discreto, che avrebbe però beneficiato di una storia migliore. Chi non ha mai sopportato lo stile di Socal non troverà niente che li faccia cambiare idea, mentre chi ha amato i precedenti dell'artista belga si troverà a casa.